Il 3 giugno del 2021 sarebbe il 100° compleanno di Emanuele Luzzati, per cui la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, di cui io sono il direttore, ha deciso quest'anno di organizzare una serie di eventi per omaggiare insieme alla città di Genova la figura di questo grandissimo artista, scenografo, illustratore, ceramista, insomma un personaggio che è stato capace di attraversare diversi mondi dell'arte contemporanea e l'ha fatto sempre con un tratto molto molto preciso e molto incisivo. Luzzati deve tanto alla città di Genova perché quello che lui ha realizzato lo ha sempre fatto guardando Genova, e soprattutto la città di Genova deve tanto a Luzzati, che è stato un suo figlio che ha portato Genova nel mondo, ha saputo portare quello che è una genovesità anche, per cui insomma ci sembrava molto importante che la città di Genova potesse in prima persona omaggiare il lavoro di Luzzati. Lo abbiamo fatto attraverso tante iniziative, una è la Luzzati Experience, dentro la quale ci troviamo adesso. La cosa particolare è questa commissione che abbiamo scelto, che in particolare Emanuele Conte ha voluto, di relazione tra la tecnologia, il video e il lavoro molto materico e molto concreto di Luzzati. Mi sembrava una sfida difficile da vincere, perché sono due linguaggi che apparentemente tra di loro possono sembrare in contrasto, e invece siamo convinti che questi due mondi si incontrano e si riesce a restituire in modo molto contemporaneo il lavoro di Luzzati anche magari a delle generazioni che sono abituate ad un linguaggio diverso come quello della tecnologia. Per questo dobbiamo ringraziare ETT, che è la società che si è occupata proprio della parte tecnologica, e naturalmente ringraziare il Comune e la Regione di Genova che hanno sostenuto questo progetto. Naturalmente il Teatro della Tosse ha sempre lavorato facendo spettacoli di teatro fuori dal teatro, e lo ha fatto anche grazie all'insegnamento che abbiamo ricevuto da Emanuele Luzzati e da Tonino Conte, che hanno inventato questo modo molto particolare di fare spettacolo. Quindi un altro importante omaggio che faremo sarà proprio quello di proporre uno spettacolo che si intitola Un flauto magico nel parco della Villa Duchessa di Galliera a partire dal 20 di luglio, ed è uno spettacolo che all'interno del parco, quindi in modo ricostruendo il rapporto con questo luogo particolare e molto bello, porterà le immagini di Luzzati. È proprio dedicato all'immaginario visivo di Luzzati, e in particolare all'immaginario visivo che lui ha utilizzato per lavorare sul flauto magico, che è un testo, che è un'opera a cui Luzzati è molto molto legato. Poi ci sono altre iniziative anche fuori dagli spazi museali o dagli spazi della rappresentazione teatrale, proprio perché Luzzati è sempre stato in dialogo con la città, per cui in via Garibaldi per esempio abbiamo immaginato per 2 mesi che ogni sera chi passerà per via Garibaldi potrà vedere proiettate sulle facciate dei palazzi delle opere realizzate da Luzzati. Qui ci troviamo nell'ingresso della sala delle grida della Borsa di Genova, e all'interno di questo bellissimo luogo, per il quale dobbiamo ringraziare la Camera di Commercio che ci ha concesso di utilizzarlo, abbiamo allestito la Luzzati Experience, una mostra immersiva e interattiva che è stata curata da Emanuele Conte come direttore artistico e da Paolo Bonfiglio e Daniel Sulevic. Ci sarà un video immersivo a 360 gradi in cui una grandissima parte ricopre anche l'aspetto musicale, che è stato curato dal gruppo No Gravity for Monk. La mostra è composta sia da una parte fisica, materiale, all'interno poi si vedranno ci sono anche dei costumi realizzati da Luzzati per gli spettacoli del Teatro della Tosse, sia da degli sliding monitors e dai touch screen all'interno dei quali si possono trovare le informazioni proprio sulla vita e sulle relazioni, sui rapporti di lavoro che ha avuto Luzzati, e sia appunto da questo grandissimo video immersivo a 360 gradi, che è la parte più emotiva e più forte del lavoro.